Inspira, porti le mani a terra, inspira, stendi bene la schiena, avete visto, io sono qui in pancioglia a godermela. Vorrei riuscire a finire Via col vento, mi mancano una quarantina di pagine e spero veramente di riuscire a finirlo oggi, al massimo lo finirò domani comunque, perché questo è uno dei pochissimi pomeriggi di questa settimana, anzi credo l'unico, in cui sono un po' più libera. Quindi ho deciso di fare yoga un po' più tardi perché oggi è veramente caldo e queste orette libere che ho le dedicherò interamente alla lettura e ovviamente devo alternare con il lancio della pallina a Tuco perché sennò si arrabbia. E niente, allora vi saluto e torno. Con le gambe, ammorbidisco le ginocchia e comincio a portare il busto in avanti. Ragazzi, alla fine Via col vento l'ho finito e l'ho finito in lacrime. È veramente uno dei libri più belli che abbia letto in vita mia. Direi al pari di Uccelli di rovo. Sono contenta perché sia Uccelli di rovo che Via col vento li ho letti nelle loro versioni vintage, perché appunto erano entrambi, sono entrambi della mia mamma, anche se adesso sono nella mia libreria. E quindi ne abbiamo potuto parlare insieme mentre lo leggevo e lei ha potuto ricordare insomma le sensazioni che questi libri le hanno dato quando li ha letti tanti anni fa. Pensate che Via col vento l'ha letto tipo 40 anni fa. E niente, ovviamente ne parlerò o ne avrò parlato, non so quando pubblicherò questo video, comunque nel video dedicato a Via col vento, ma dico soltanto che è un vero capolavoro. Io non smetterei mai di parlarne, è una storia che mi ha presa veramente tanto, che fa riflettere tanto e che mi ha toccato il cuore, bellissima. E adesso invece mi dedico a questo, Donne che non perdonano di Camilla Läckberg. L'ho già cominciato ed è uno di quei libri che praticamente cominci e poi porti fino alla fine perché prendono tantissimo, capitoli brevi, molto intrigante. Vabbè, lo sapevo perché Camilla Läckberg non mi delude mai. Comunque proseguo con la lettura, ma conto di finirlo molto molto presto. E allora niente, io continuo a leggere. Ciao.
Buonasera, allora non vi ho aggiornato ultimamente sulle letture che stavo facendo, comunque non ho grandi aggiornamenti a parte questo. Ebbene sì, ho iniziato la visione di Via Corbenta del film. Ho già girato, e voi l'avrete già visto, il video su, appunto, con la mia recensione, ecco, su Via col Vento, sull'ultima parte di Via col Vento, e adesso che mi sono, diciamo, ho letto il libro e ho finito di girare i video, quindi sono a posto, ho potuto iniziare a vedere il film. Mi piace tantissimo, mi piacciono gli attori che sono stati scelti per interpretare vari personaggi, sono tutti ovviamente più vecchi, più grandi d'età rispetto ai personaggi del libro, però credo fosse abbastanza normale. L'unico che forse mi stona un po' di più è Ashley, però per il resto mi piacciono tutti. Mi piace da morire Rossella, mi piace proprio l'espressività che ha il suo viso e rende benissimo il carattere del personaggio del libro, quindi mi sta piacendo tanto. E ovviamente adoro i vestiti, che sono splendidi, magari vi lascio qualche immagine, sono fantastici e penso come sarebbe bello poter indossare degli abiti del genere. E niente, il film dura 3 ore e mezzo, 4 ore, insomma dura tantissimo, quindi ovviamente lo sto guardando un po' a spezzoni. Per quanto riguarda invece le letture, sto sempre leggendo Donne che non perdonano, ma manca veramente poco per finirlo, e anzi adesso penso che mi metterò fuori a finire di leggerlo. L'unica cosa che ci tengo a dire in più è che oggi ho scoperto che siamo arrivati a 4.000, abbiamo superato i 4.000 iscritti sul canale YouTube, quindi grazie, sono veramente felice, perché nonostante negli ultimi tempi abbia girato un po' meno, ma soprattutto vedo che le visualizzazioni non sono più quelle di una volta perché gli algoritmi cambiano eccetera, comunque non importa, perché evidentemente qualcuno a cui interessa quello che ho da dire c'è, e grazie a questo insomma vedo che gli iscritti salgono, sono davvero davvero felice, quindi grazie. News letterarie, ho finito di leggere ieri sera Donne che non perdonano. Allora, il libro insomma poteva andare meglio, nel senso che è come un racconto, sembra quasi un racconto perché si legge veramente super veloce. Non ho diciamo apprezzato un paio di cosine, cioè prima di tutto il fatto che in questa storia non ci sia un quello che di solito non si trova nei libri, cioè che il protagonista vuole raggiungere un obiettivo ma trova degli ostacoli. Ecco, non esistono in realtà dei veri e propri ostacoli per le protagoniste di questo libro. E la seconda cosa è che alla fine mi è sembrato che degli argomenti un po' delicati fossero trattati con un po' di superficialità. Questo è il mio giudizio super frettoloso su questo libro, che comunque ho letto volentieri perché, come sapete, come avete visto, l'ho letto veramente in 2 giorni. E adesso ho cominciato un'altra cosa, vi faccio vedere. Allora, mi sono scaricata Storytel e mi sto ascoltando Storia della bambina perduta, quindi l'ultimo volume della Ferrante sull'amica geniale. Sto usufruendo dei 15 giorni di prova gratuita e conto di finire il libro entro questi 15 giorni, perché purtroppo, per quanto mi piaccia ascoltare gli audiolibri, non mi merita assolutamente pagare 10 euro al mese né con Storytel né con Audible, perché non leggo abbastanza libri per compensare un prezzo del genere, per ammortizzare insomma un prezzo del genere, quindi non leggo non ascolto, ecco, audiolibri solitamente. Era da tantissimo tempo che volevo leggere questo libro, c'è una libreria da tanto e ogni mese non è mai quello giusto, quindi ho detto perché non provare a ascoltarlo, dato che ho sentito parlare molto molto bene della lettrice, appunto, che lo legge, che adesso non ricordo, comunque vi lascio il nome, che è veramente fantastica e fa veramente appassionare, ecco, a questo libro, e approfitto appunto di questi 15 giorni per leggerlo. Eventualmente integrerò poi con la lettura fisica del libro, e allora dopo andiamo magari giù nella mia libreria insieme e scegliamo la prossima lettura per questa sera. Stasera continua la visione di Via col Vento, il film.
e niente, sto adorando praticamente tutto. Eccoci qua, questi sono tutti i libri praticamente che devo leggere e tengo in questo scaffale tutti insieme, poi via via che li ho letti li sistemo nella libreria. Non fate caso alla confusione, ma stiamo mettendo anche a posto i vestiti del calcio di Riccardo, perché adesso appunto il campionato è finito e mettiamo tutto in ordine. Comunque, tornando a noi, credo che tra tutti questi qui mi piacerebbe leggere Due figlie, ma è come se volessi rimandare il piacere della lettura di questo libro, perché so che è bellissimo, quindi rimando. E credo, dato che mi incuriosisce, che leggerò questo. Nessuna novità, perché ne hanno parlato in tantissimi, sia su Instagram che su YouTube. Comunque io ancora non l'ho letto, me l'ha regalato il maritino per Natale, e quindi leggerò questo.